Ragazzi, quanti consigli belli che mi state dando nella vita in città ultimamente. Sono super felice ogni volta di leggere i vostri commenti. E uno degli ultimi commenti più votati dello scorso episodio è stato di provare a assumere qualcuno che mi seguisse le farm automatiche. Quindi campioni, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Per assumere qualche nuovo dipendente all'interno della vita in città 2 non è per niente semplice. Infatti devo comunque aspettare che arrivino sempre magari qualche avventuriero nuovo all'interno della città che io possa assumere, vero signor Siek, che mi ringrazia per l'opportunità incredibile. Comunque ragazzi, vi risaluto e vi dico il benvenuto in questo nuovo video nella vita in città 2. Oggi abbiamo una missione molto bella, ragazzi, da fare. Una missione di grado P+, che non è una missione di grado A. Perché? Perché quando l'ho aperta ho visto dicendo: ma com'è possibile che è una B+? Ma cosa vuol dire? Sarà tipo un A? E invece no, vi spiego perché è una B+. È una B+, perché ci chiede meno oggetti. Infatti se vi ricordate, comunque ragazzi, i listoni delle missioni di grado A sono lunghissime. Invece questa è una missione di grado B+, vuol dire che ci chiede tanti oggetti di quello a che appunto vogliono, ma diciamo in meno proporzione, perché ci chiedono solamente 5 diversi tipi di cibi. Quindi dopo guardiamo un attimino per bene, perché ho visto che l'arciere vuole darci un sacco di argento, perché comunque una B+ costa veramente tanto. Ma oggi ragazzi abbiamo veramente tante cose da fare. Innanzitutto un'altra cosa che mi avete consigliato voi, di andare direttamente nel pub e ovviamente guardare quali sono i miei clienti, perché abbiamo Cubi, poi abbiamo Erika, poi abbiamo Kretz e basta. Interessante come situazione. Ma guarderemo tra un pochino cosa vogliono, perché molti di voi mi hanno consigliato di vedere che al piano di sopra, non mi ricordo da dove, ecco da dove si entra, c'è un ultimo piano che posso completamente adibire come seconda zona ristorante. E ho pensato, sarebbe fighissimo andare da Marcia e comprare tantissimi oggetti per arredare un nuovo piano del negozio. Quindi oggi miglioreremo il negozio, ma non solo, appunto faremo questa missione di grado B, poi ragazzi faremo anche tutto quanto quello che riguarda il pub. E so che tanti mi stanno chiedendo le missioni avventuriero, ma ragazzi ritorneranno, perché tecnicamente questa settimana qui dovrebbe arrivare la mia nuova spada tenebrosa incredibilmente potente. Non so perché ho detto tenebrosa, perché io non ho la più bella idea di come sia fatta, ma non vedo l'ora. Quindi signor clienti Kretz, lei cosa vuole? Bene, vuole 8 carote d'oro. Sono tante 8 carote d'oro ragazzi, perché devo far fuori molti nuggets, quindi lasciamoci qua un po' di blocchi, carote e latte. Bene, qua con me ho del latte, non ho delle carote, ho solo una pozione del contadino. Dopo devo andare anche a sistemare le farm automatiche, quindi devo andare anche da Kendall a comprare le pozioni del contadino. Ma comunque facciamo una cosa, andiamo direttamente qua fuori e ci prendiamo un bel po' di carote direttamente dal nostro amico Hans. Credo che queste qua vadano più che bene ragazzi. Che bello che è il magnete all'interno dello zaino che ti dà la possibilità di collezionarle tutte quante qua dentro. No, comunque ne avevo un po', ma meglio abbondare che deficere, diceva un grandissimo saggio di nome, Steph il Magnifico. Ma comunque sicuramente lo diceva Steph. Andiamo da Kretz, però innanzitutto dobbiamo craftare quindi delle carote d'oro. Trasformiamo questi qua tutti quanti in nuggets, quindi qua facciamo un sacco di nuggets, ma veramente tanti, perché ce ne serviranno proprio quasi credo uno stack. No, ok, uno stack era giusto, però io direi almeno qua ci facciamo un po' più di carote d'oro, così le possiamo tenere nel caso ci servissero per le prossime missioni, per gli anni a venire. Mi servono anche le mele, che sono qua, quindi ottimo. Non mi ricordo quante me ne servivano, se me ne servivano, perché soprattutto devo vedere. Qua non c'era un negoziante che ci aveva chiesto le mele d'oro nello scorso episodio, qualcun altro ce le chiederà. Vediamo un attimino se dobbiamo craftarcele. Oh, bene. Perché mi sono preparato un po' più di mele d'oro comunque? Perché in questo modo io potevo mettere già anche nel negozio direttamente, anzi nel magazzino ormai dei cibi speciali, così le avevamo già pronte. Di conseguenza direi che possiamo dare qua 8 pezzettini d'argento, ce li prendiamo. Le due birre, una a 5, quindi ne possiamo dare 2 a lui. E Eret ovviamente 3 birre ce le chiederà. Ovvio che sì ragazzi, ho il pollo arrosto con me. Non ho del pollo arrosto con me, che andiamo a prendere dopo a casa. Invece questa personcina qua di nome Erika cosa ci chiede? 3 spiedini di livello 2, ne ho con me solamente uno. Non bene, ma dopo li potenziamo. Poi carote, ok. Latte, ok. Ho anche l'altro latte che ci chiedeva anche il nostro amico Kretz, quindi qua possiamo andare molto tranquilli, che abbiamo già fatto tutto quanto. Ok ragazzi, ora che abbiamo guadagnato giusto un po' di soldi, almeno siamo super tranquilli, direi potremmo già andare nella zona del buon Madamarci per comprare tutti quanti i mobili nuovi per la nostra nuova parte del pub. La zona di Marci comunque è clamorosamente bella ragazzi, si vede che questa qui è proprio la zona del costruttore della vita in città 2, quindi super complimenti. Comunque entriamo qua dentro e io volevo adibire la mia zona nella parte di sopra del pub quasi come se fosse una libreria
libreria dove si vende anche appunto tutto ciò, il cibo e queste cose qua. Quindi mi piaceva molto l'idea di poter comprare queste bookshelf che Marci ha con sé direttamente qua nel negozio, almeno da poter arredare per bene tutta quanta la nostra zona. Solo 4 librerie abbiamo comprato, che sono finite ovviamente nel nostro zaino. Peccato che le abbia già finite, dannazione. Poi qua abbiamo una cassettina per gli uccelli che è molto carina, ci sta. Poi vediamo di qua cosa abbiamo. Qua abbiamo tavolini bassi che voglio comprare, quindi ne compriamo almeno 4. Poi vediamo cosa... due finestre mi saranno, perché c'è una finestra, se non mi sbaglio, al piano di sopra. Poi, cosa compro? Le sedie piccole o le sedie grandi? Perché comunque hanno dimensioni diverse. Provo a comprarne magari 4 in questo modo, così le provo a vedere. E anche dei tavolini. No, come sono finiti i fondi, dannazione. Come se fossi povero. Fermi un attimo. Riprendiamoci un po' di soldini che abbiamo con noi. Ok, credo che però si comprino con il bronzo. Sì, infatti, quindi 1 e 2. Quindi ci prendiamo un altro stack di bronzo e ce ne prendiamo altri 2, quindi 1 e 2. Abbiamo comprato un bel po' di oggetti. Vediamo se c'è qualcos'altro da questo lato che ci può interessare. Queste bookshelf qua sono molto carine, quindi trasformo anche un po' di bronzo in questo modo qua e ci riorganizziamo un attimo le monete che abbiamo. Almeno siamo super belli che tranquilli. E andiamo direttamente a comprare un po' di bookshelf, quelle da direttamente muro, molto molto carine. Fence non mi interessano, quel tavolino non mi interessa, questo per arredare ci può stare. Bene, abbiamo comprato un bel po' di oggetti. Ora, andiamo un attimo nel piano di sopra, perché da qualche parte, innanzitutto guardiamo quante pozioni del contadino abbiamo. Ne abbiamo solamente 3, quindi nello zaino ne abbiamo un'altra, quindi 4. No, dobbiamo assolutamente andare a comprarle dopo. Ho una cassa dove mi ho riempito con un bel po' di legna, ottimo. Così posso farmi anche delle ladder per arrivare nel piano superiore del nostro pub. Quindi vediamo un attimino quanto riusciamo a fare. Riusciamo a fare un po' di più, sì, assolutamente. Quindi 32 e arriviamo in questo modo a... Ma in che senso, scusatemi? Ma ha cambiato il crafting delle ladder, scusatemi. Ma da quando? Sono un po' stranito da questa cosa, posso essere sincero? Sono confuso anche, però va bene così. Ora, mettiamole tutte quante qua, così possiamo salire per bene. E guardate che bello spazio che abbiamo qua. Un po' buio, infatti adesso direi che lo dobbiamo assolutamente illuminare con queste lanterne che sono molto 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 carine. Arrivo fino in alto? Non arrivo, dannazione. Quindi devo mettere un blocco e saltare. Oh, ma non si piazza, dannazione! Direi che abbiamo messo delle ottime lanterne. Almeno abbiamo illuminato per bene ed evitiamo che spoilino dei mob. E ho fatto bene, ragazzi, a comprare anche le due finestrelle che ovviamente sono finite. Ma come? Quante ne ho comprate? Ma no, ragazzi, ne ho comprate troppo! Ho speso troppi soldi da Marci. Quanto ho speso per le finestre? Perché non uno stack? Ho letto male le proporzioni probabilmente, quindi dovrò ridarle a Marci e chiedere tipo un refund in qualche modo, anche se sicuramente non me lo darà indietro. Però prendiamo così. Facciamo che noi adesso prendiamo le nostre librerie, che erano pochissime. Devo dire a Marci di metterne molte di più in vendita. Vediamo, me ne metto 4 librerie. Quindi 1, ok, 2, 3 e boh, 4. Le ho messe un po' sfalzate tra di loro, almeno per dare qualche effetto carino. Non lo so come definire, però più che altro ne ho veramente poche. Ah, e anche le bookshelf qua sono da riempire con dei libri veri, ovviamente. Ok, interessante come roba. Vabbè, ragazzi, almeno giusto per riempire, per non far sì che sia tutto quanto vuoto. Poi a Marci rompere le scatole e mettere altri oggetti. Poi ho preso anche le sedie, che erano molto carine e alte. Queste qua mi piacciono di più rispetto a quelle che avevo preso un sacco di tempo fa. Ok, con dei tavolini da poter mettere qua in questo modo. Adesso riempiamo con molta calma questa stanza qua, ragazzi, in realtà. Lo so, può sembrare molto spoglia, lo ammetto, però siamo all'inizio del nostro miglioramento. Soprattutto Marci, ragazzi, aveva pochissimi item con cui migliorare la mia stanza. Molto male, signor Madamarci. Poi, mi serve un'altra... Ma io ne ho comprate 4 di sedie, scusatemi. Ma perché questa qua è rimasta qua dietro? Ok, ci può stare un po' sfalzati in questo modo, mi piace molto. Poi anche un tavolino glielo metterei qua. E un tavolino lo farei anche a vista. Casa e torre del mago e zona di Marci, là in fondo la casa dell'arciere. Molto carina come zona, mi piace come l'abbiamo strutturata per bene. Abbiamo anche dei tavolini bassi che magari potremmo vedere vicino alla libreria in questo modo, quindi magari metterla anche qua vicino. Così possiamo mettere anche delle slab qua per rendere un po' l'idea anche di caffè, quasi da zona tipo bar. Bello, mi piace. Qua cosa abbiamo? Ma qua abbiamo una zona segreta del pub. Cosa si nasconde qua dietro? Ah, perché Marci doveva fare anche il secondo piano qua in alto, ma non l'ha finito. Ma signor Marci ci ha truffato, ragazzi.
perché non ha finito il lavoro nel piano sopra del pub. Dovrò ricordarlo. Vediamo dove si cade. Si cade. No, che do fuoco ai miei clienti. Dannazione, chiedo scusa. Prendo altri due spedini che erano direttamente qua nel nostro negozettino. E possiamo. Enz, fai il bravo, mi raccomando, di fare il tuo lavoro. Possiamo direttamente. Non ho i nuggets con me. Fare questi nuggets e poi potenziare questi spiedini. Ok. Magari ci tiriamo questi nuggets e li inseriamo direttamente nel nostro zaino. Avevamo già dei nuggets. Quanti ne abbiamo, raga? Tantissimi. Potrei potenziare ancora di più l'upgrade qua dello zaino, perché abbiamo anche la crafting, il magneto, tutto quanto. Quindi super comodo. Però non è il momento. Comunque qua abbiamo già tutto quanto l'occorrente che ci mancava. Ottimo. Direi che abbiamo anche dei pancake di livello 4 che dovremmo lasciare direttamente nel nostro negozio, anzi nel nostro magazzino speciale. Ok, direttamente qua a livello 4. Molto bene. Ok, ci prendiamo anche queste tre monete d'argento che quasi quasi andrei a rispendere dal negozio di marci. Però andiamo a vedere prima le missioni di grado B cosa ci chiedeva, così se riusciamo a portare a termine anche quella, la portiamo a termine oppure la portiamo a termine nel prossimo episodio. Vediamo un attimino quanta roba ci chiede, con calma. 10 stack di grano sono tantissimi, 5 stack di patate non male, 4 mele d'oro, 30 erbit e 10 spiedini. Ci mancano, se non mi sbaglio, solo gli spiedini. Però per quelli devo comprare il ferro che l'ho finito da Stevefere, vero? Sì, perché qua non ce l'ho e anche a casa non ho nemmeno il ferro, quindi non riusciremo a concluderla. Però 30 erbit dovremmo averli, se no pianto le barbabietole. E poi le mele d'oro riusciamo a fare, le patate pure, quindi facciamoci subito le mele d'oro. Che voi direte, Marco, ne avevi già 4 in inventario. Avete ragione, ma andiamo a lasciare giù le altre 4 che ci avanzano direttamente. E andiamo a prendere anche gli erbit nel nostro magazzino speciale, vediamo quanti ne abbiamo. 36, ottimo, quindi 4 vanno via e qua ne prendiamo direttamente 30. Quindi 1, 2, 3 e ne abbiamo anche 30, quindi questi qua sono a posto. Le patate erano 5 stack, ma devo andare a vedere direttamente nel nostro magazzino. Quanto grano ha il nostro amico Enz? 10? No, non abbiamo, ragazzi, 10. Quindi dobbiamo anche aspettare che si faccia il grano da Enz. Ma andiamo nel piano di sopra del pub, almeno ci colleghiamo direttamente al magazzino e vediamo quante patate abbiamo. Ma sicuramente 5 stack li abbiamo. Ok, buongiorno. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, li abbiamo. Molto bene. Anche qua, a grano abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Quindi abbiamo già comunque 5 stack di grano, ma non sono i 10 che ci servono. Quindi dobbiamo per forza completarla nel prossimo episodio della vita in città 2. Cambiamo qua un po' di bronzo, almeno riusciamo a comprarci le ultime sede di oggi. Quindi una... no, sono finite. Dannazione, Marci! Cioè, io non credo di aver mai speso così tanto in un negozio di un mio amico, praticamente. E Marci ha finito tutto quanto quello che ci serviva. Quindi a questo punto completiamo prima questo tavolo. Ok, in questo modo. E abbiamo fatto... abbiamo... che carino che è, però, ragazzi. Vi piace? È molto basic. Diciamo che dovrei chiedere a Marci di fare un po' più di aperture, perché secondo me potrebbe renderlo più carino. E soprattutto abbiamo scoperto che comunque ci ha truffato, ragazzi, perché non ha finito questo piano qua del pub, quindi dovremmo lamentarci con il signor Madamarci. E abbiamo scoperto anche questa cosa qua. Però abbiamo fatto comunque, abbiamo lavorato molto nel pub nel video di oggi e sono molto contento, perché è uscito qualcosa di veramente molto interessante. E io sono super felice quando lavoriamo all'interno del nostro super negozio. E ragazzi, torneranno tra un pochino le missioni e arriverà la nostra spada potentissima.